Bentornati ragazzi, sempre sul canale Fede Company. Oggi nuovo video vlog sul mio pensiero sul fatto del canale Rai. Allora, Zebo Tatarò ha fatto un video dove parla, perché ogni anno lui fa un video sul canone Rai, sulle bollette, sul fatto che deve pagare tutte queste rotture di cazzo. E io sono d'accordo con lui. Praticamente in questo video lui diceva che appunto il canone Rai era sbagliato, perché anche se una persona non aveva la TV doveva pagarlo lo stesso, perché anche se non aveva la TV, tipo lui non ha la TV, dice di che non ha la TV, ma ha appunto una connessione, deve pagarlo lo stesso, tutte queste boiate qua, che la Rai è una merda, non dovrebbe essere pagata in assoluto, eccetera, eccetera. E perché l'abbiano messa nella bolletta gli dà fastidio. Io penso che una bolletta vada pagata, qualsiasi tipo di bolletta vada pagata. Fondamentalmente perché poi dopo si viene ritassati di nuovo, cioè di più di quello, se tipo io devo pagare 100, se non pago poi devo pagare 200 e così via, quindi il problema principale è quello, cioè, e poi che cazzo vai, non paghi, cioè nel senso non è che uno paga perché è deficiente o perché si mette a pecora verso lo Stato, no, semplicemente perché non vuole incidere in altre sanzioni ancora più alte. Questo è il pensiero fondamentale, che penso, cioè la cosa che penso io. Che mi si dica che io sbaglio a pensarla così perché tu la pensi in un'altra maniera, ci sta, ma che mi vieni a dire tu ti fai sottomettere, un cazzo, proprio per niente, cioè. Perché io ho commentato il suo video dicendo la penso come te per un po' di cose, ma su altre cose non la penso come te, perché comunque le tasse vanno pagate. E tu ti sottometti, no, non mi sottometto, perché comunque sono un po' più furbo degli altri, cioè, di quelli che non pagano, perché puoi non pagare due o tre volte, terza quarta volta ti beccano e poi sono cazzi tuoi perché paghi di più la sanzione. Comunque, questo è il mondo reale, poi ognuno può essere libero di fare quello che vuole. Io conosco gente, parenti che non pagano il canone, quando poi verranno beccati saranno cazzi loro. Detto questo, io penso che la Rai sia una merda, effettivamente. Io non guardo la Rai, ma guardo altri programmi, quindi devo pagarlo. È sbagliato, perché se io voglio guardarmi un programma su una Jiowild, su Sky, è sbagliato che io devo pagare la tassa sulla Rai, perché non c'entra un cazzo fondamentalmente. Ma capisco anche che se io non ho una TV e ho soltanto una connessione internet, capisco, e questo è una cosa, un concetto che forse tanta gente non capisce, è brutto detto così, ma che non ci arriva col cervellino, e dire minchia, ma porca puttana, il canone Rai, cioè la Rai potrebbe avere qualche collaborazione con Fastweb, Telecom. Sto facendo pubblicità, ma tanto ormai sono una catena talmente grande che non ha bisogno della mia pubblicità. Ma potrebbe avere appunto collaborazioni con questi che danno la connessione. TIM, Telecom, Fastweb, Tele2, Wind, tutte queste boiate qua, adesso io non so. Ma tutte queste connessioni che danno la possibilità di andare su internet, di sicuro avranno una collaborazione con le grandi catene tipo Sky, la Rai, eccetera. Ma perché? Perché uno dice perché devo pagare? Perché su internet si può andare a vedere una cosa della Rai, si può farlo, anche di Mediaset, anche di Sky. Cioè, io non, veramente non riesco a capire dove ci sta, cioè dov'è dove, come si fa a non capire questa cosa qua? Cioè, ci vuole anche veramente poco, ma è chiaro che lui ha tante persone che lo guardano e danno ragione a lui senza neanche fare 2 più 2. Sono d'accordo, non dovrebbe esserci questa tassa, perché uno è libero di guardare il cazzo che vuole se non la guarda, anche se è una TV, no, cioè tipo io non la guardo, io non la guardo, io Morlino Federico non la guardo, ma il problema principale è che devo pagare lo stesso, e questa è una cosa sbagliatissima. Non la pagherei neanche io se fosse possibile, ma bisogna pagarla, cioè. Boh, basta, non è che uno fa, deve fare per forza ogni volta il rivoluzionario, che tanto rivoluzionario di che cosa? Di sto cazzo, cioè voglio dire, io lo apprezzo per tantissime cose, però questo video secondo me è un po' scemo, diciamo, cioè, solo perché, perché cosa? Per qual è il motivo? Solo perché deve fare audience sul suo canale, punto, basta, cioè, ci sta che ti incazzi perché devi pagare, no? E ci sta anche che tu non la guardi e ti incazzi che devi pagare lo stesso. Ma vai a capire del perché poi l'hanno messa nella bolletta. Perché hanno messo questa tassa nella bolletta? E chiedetevi perché. Beh, ma magari perché tanta gente non la pagava e quindi adesso ha l'obbligo di pagarla perché è nella bolletta della luce, del gas. Adesso io non so in che bolletta sia, ma questo è il discorso, no? No? Fate voi, ragazzi.
Cosa devo dirvi? Fate voi e penso proprio che sia da una parte giusto per lo Stato fare questa cosa, perché se fossi solo io il coglione che pagasse la RAI, che pagherebbe la RAI, e non è nella bolletta, tutti gli altri sarebbero tutti più furbi, io sarei l'unico stronzo che la paga quando non è nella bolletta. Poi va nella bolletta e tutti, ma io non avevo, io il cazzo, tu non l'hai mai pagata, adesso non rompere più i coglioni, porca puttana la paghi, perché io l'ho sempre pagata e adesso la paghi anche tu, come la pago io, ok? Per quello che dico così, no? Non perché sono uno che si sottomette, perché vaffanculo, tu non la paghi, adesso la paghi. E questo se lo sono voluti quelli che non la pagavano, eh. Con tutto il rispetto, a me non mi hai fatto un cazzo, non sono uno che fa politica, però quando mi viene a dire sei un sottomesso mi girano i coglioni, e non poco, perché il discorso che facevo io era questo. E basta, quindi, boh. Spero non vi sia dispiaciuto questo video perché insomma la cultura generale che poi non è cultura generale, però nel senso i pensieri del grande Fede sono questi, quindi fate un po' voi. Noi ci ribecchiamo alla prossima, spero che vi sia piaciuto lo stesso il video. E niente ragazzi, pagate le tasse perché sennò sono becchi.